Allora, Alessandro Bertolucci, tecnico del Bassano della Nazionale, si aspettava un risultato importante per entrare nel vertice dell'hockey nazionale, è arrivato a Lodi. Sì, abbiamo fatto una grande partita, ci siamo imposti in una pista molto complicata, abbiamo avuto grandi difficoltà anche per quel grave infortunio lì che ha avuto Gerard Riva, che ci ha condizionato un pochino, però siamo sempre rimasti lucidi e io penso che alla fine abbiamo portato via 3 punti meritatissimi. Ok, questo è un risultato che vi proietta al vertice di un campionato sempre più equilibrato, questo risultato lo testimonia. Da allenatore della Nazionale, come vedi il movimento, come vedi questo campionato? Ma da allenatore della Nazionale ho finito un mese fa il Mondiale, francamente. Ora devo entrare nella modalità, insomma, del campionato. Da allenatore del Bassano dico che c'è grande equilibrio e l'abbiamo visto stasera. Sarà un campionato difficile, è chiaro che il Trissino ha una marcia in più, nettamente una marcia in più rispetto a tutti i rivali che ci sono, quindi sarà una battaglia, magari dal secondo al settimo posto, all'ottavo posto sicuramente sarà una battaglia che fa bene chiaramente a tutto il movimento hockeyistico italiano. Ecco Alessandro, c'è stata un po' di polemica, un po' di discussione, un palazzetto notoriamente caldo, per stemperare un po' ti dico che qualche anno fa lì avanti partì un tiro di Alessandro Bertolucci contro l'Amatori Lodi, te lo ricordi? Finale di Coppa Italia, insomma, poi hai vinto dappertutto, sei diventato internazionale vincente. È chiaro che gli anni che ho fatto a Lodi, 4 anni fatti a Lodi, sono anni indimenticabili. Penso che io con i miei compagni di quegli anni lì abbiamo segnato una storia forte qui a Lodi e quindi la ricordo sempre molto volentieri. Da lì però hai vinto ovunque, quest'anno ti hanno chiamato per un risultato importante a Bassano. Sì, è stato trampolini di lancio anche là, quei 4 anni fatti a Lodi lì e poi la mia carriera insomma si è diramata un po' in tutta Italia, in tutta Europa. Europa. E ora sono qui a Bassano sperando di poter fare buone cose e vedere insomma partita per partita dove possiamo arrivare.